Buonasera, buonasera a tutti, eccomi di nuovo con voi. Mi sposto ormai dalla consueta posizione per illustrarvi meglio le cartine che ho dietro di me, poi mi avvicino, ma ho visto che in questo modo rende bene e riesce ad illustrare e a gestire meglio. Oggi una cartina, c'è poco tempo, come avrete capito, non ho pubblicato negli ultimi giorni il lavoro, ho anche un lavoro e mi tiene molto impegnato, ma state tranquilli che ora riprendiamo in pieno. Al meglio delle nostre possibilità, ovviamente sempre ben vestiti. Guardate come calza questa maglia Meteoscienza con il logo davanti e ovviamente il logo dietro. Spero si veda che non vedo io, ma il logo grande dietro. E guardate là che splendore in questa nuova veste. Vi illustro la cartografia a nostra disposizione. Vedrete che poi cercherò di articolare meglio il tutto, variando anche le carte. Questa qui l'ho messa dietro solo per darvi una, diciamo, inquadramento generale. Queste sono le anomalie di temperatura previste per il continente europeo. Queste del modello americano sono anomalie di temperatura, però 1500 metri di quota. Vedete sempre questi colori molto efficaci nella loro istituzione, perché si prendono a 1500 metri di quota circa, grosso modo. Si prendono in realtà 850 ectopascal, nel senso alla quota in cui si trova una determinata pressione che corrisponde a 850 ectopascal e che di solito è intorno a 1400-1500 metri, perché si suppone, si fa un'astrazione, spieghiamo anche qualche cosa, per dire che a quella quota si suppone non ci siano influenze del suolo, cioè delle conche, del mare, dei rilievi, insomma, tutto ciò che può andare a influenzare quella che è la temperatura realmente misurata rispetto a quella cosiddetta in aria libera, cioè che se segnalata dal movimento libero delle masse d'aria. E queste sono le anomalie rispetto alle temperature previste nella media del periodo. E guardate qua che cosa ho di fronte a me. Terra di contrasto, l'Europa lo sarà ancora di più in questi giorni. Questa carta è prevista nel lungo termine, ma è molto simile a quella che è adesso in atto, nel senso che c'è stata un'onda calda, è arrivata aria fredda, ha nevicato sulle Alpi. Ho dei bellissimi video inviati dal grande abbonato Fabio Pesci, dove ci sono le nevicate addobbiate, ad esempio a 1200 metri di quota. La neve si è spinta intorno ai 1000 metri di quota sulle Alpi, dopo che a Bolzano, per farvi un esempio, ieri c'erano 27 gradi. E anche qui in Francia, ieri c'erano 30 gradi, oggi nelle stesse località ce ne sono 9. Quindi la primavera è un periodo ricco di contrasti e così andrà avanti. Ora sta entrando aria fredda, poi qui dalla Spagna di nuovo un'onda calda si prenderà le mosse, soprattutto verso la Francia e Germania ancora una volta, ma poi interesserà anche l'Italia. Dopodiché una nuova discesa fredda, che è questa che vedete, prenderà le mosse dopo metà mese e porterà ancora rovesci temporali e aria fredda, le temperature torneranno in media o sotto media. C'è molta gente comunque continua a dire: vabbè, al massimo si torna in media. Non vuol dire, i contrasti sono sempre vivi. Poi non so quanto abbia senso fare sempre gli affronti con medie climatologiche, se adesso siamo in un periodo più caldo. È importante vedere quali sono i trend, che tipo di assetti barici e tipo di tempo avremo. E questo ci indica ancora una volta una primavera instabile, perché così sarà. Dopo metà mese torna aria fredda da nord, potranno essere più o meno intense le precipitazioni, ma comunque ancora una volta il centro Europa e l'Italia verranno interessate da aria più fredda, colpi di vento. E ripeto, precipitazioni, vedremo con quale intensità. Fatto sta che dopo l'onda calda che ci sarà nel weekend, un'altra fase calda, forse non raggiungerà in Italia i picchi della precedente, ma comunque farà più caldo. Dopo questa, poi ci sarà un periodo in cui saranno predominanti probabilmente le fasi più fresche e instabili. E questo che è la primavera che ci mostra tutti i suoi connotati. Eccolo qua, con la mia bel logo, mi avvicino, guardatelo ancora una volta, ma come calza bene, mi diverto con la mia maglietta e ora vi mostro invece quello che sta accadendo. Guardate qua,
spettacolo, vedete, guardate che depressione, che ieri questa depressione ha causato 100 mm d'acculo nel Golfo Ligure, in particolare anche a Genova, e ora sta continuando a piovere e a nevicare anche sulle regioni alpine. Questa è l'altra depressione che arriva da ovest, ma che non colpirà l'Italia perché ci sarà una rimonta di un'alta pressione proveniente dalla Spagna. Vediamo un pochino la cartografia che dice, questo è il modello europeo, vedete, eccolo qua. Ecco il nocciolo freddo, comunque la depressione che è sul Golfo Ligure, guardate che succede, guardate come avanza l'alta pressione e come quasi si artiglia verso l'Europa occidentale con la depressione che affonda in Africa. E però, guardate come prosegue, ecco qua, ecco la depressione che arriva da nord e che ci porta aria molto più fresca che scende poi lungo l'Adriatico, qui come vedete si è un po' spostata verso est e ci arriva e sembra che possa rimontare un'alta pressione non a carattere africano questa volta. Questo è il tempo che vi ho mostrato che dovrebbe, diciamo, caratterizzare il futuro dei prossimi giorni. Vi ho fatto un rapido aggiornamento, ma ne faremo molto più, diciamo, articolati, ma le linee guida sono queste. Ora, nuovo miglioramento del tempo dopo i rovesci temporali che ieri, ripeto, fino a 100 mm nel quartiere occidentale di Genova, poi alta pressione nel weekend, bel tempo, ma poi torna di nuovo dopo metà mese la nuova saccatura. Quindi la primavera è variabile e così sarà anche nei prossimi giorni. Iscrivetevi al canale YouTube. Se volete acquistare le magliette dopo, nei commenti c'è proprio la didascalia con i link per l'acquisto e se volete anche abbonarvi a Instagram e YouTube ricordate che avete anche uno sconto a riguardo. Un abbraccio a tutti, ciao ciao!